Il senso di questa giornata è testimoniare, non militando, ma con la competenza, psicologica, contro la violenza che viene perpetrata contro le donne, ma dobbiamo definire che la violenza che noi in questo momento stiamo, contrastando è la violenza maschile contro le donne. Stiamo parlando di quella violenza che viene perpetrata all'interno delle relazioni nelle quali ci dobbiamo sentire più sicure, nelle quali ci affidiamo di più. La violenza domestica è quella che fa più danni sul piano psicologico, fa più danni che ci fa sentire più insicure, che ci fa sentire che non riusciamo a parlare, che non riusciamo a dire, di cui ci possiamo vergognare. E questo è quello che viene chiesto agli psicologi nei centri antiviolenza, allestire le possibilità perché si possa uscire dal silenzio. Il nostro evento infatti si chiama proprio Oltre il silenzio, perché il problema più serio è proprio quello di non riuscire a dire, di non riuscire a parlare di quello che succede. Quanto è difficile per una donna denunciare? Che cosa scatta a livello mentale? La maggior parte delle violenze che vengono perpetrate nei confronti delle donne sono violenze che vengono fatte da partner o ex partner, da coniugi. È difficile poter rendersi conto, poter accedere all'idea che la persona di cui ti sei fidata, la persona di cui ti eri innamorata, con cui hai costruito il tuo futuro sentimentale, il tuo progetto di vita, è una persona che è violenta nei tuoi confronti. Questa è la cosa più difficile e quindi è difficile avere accesso alla denuncia. La giornata che abbiamo proposto qui all'ordine la dice proprio lunga su quello che è la nostra posizione. A parte che da quando noi ci siamo insediati, negli ultimi 4 anni, abbiamo costituito un gruppo costituito da tutte le consigliere che si chiama appunto Opportune Differenze, proprio per lavorare, riflettere, confrontarsi tra di noi e con tutti i colleghi sul territorio su questa tematica. E chiaramente, diciamo, il discorso è centrato sulla prevenzione, quindi su una forma di educazione che io, diciamo, individuerei nell'educazione ai sentimenti, nell'educazione alla cura, quindi il lavoro va prevalentemente centrato su questo. Noi, diciamo, psicologhe di vecchia scuola, mi mancava la parola, abbiamo negli anni sperimentato proprio questa difficoltà sul territorio, legata non tanto all'ostilità delle donne che partecipano ai gruppi, che si muovono su livelli di riflessione significativi, ma diciamo la difficoltà a modificare un certo modo di pensare, la relazione tra l'uomo e la donna, la relazione della donna con se stessa, proprio anche tutto il meccanismo educativo sull'immagine di sé, e quindi anche per quanto riguarda il discorso di genere. Quindi, no. Quindi si parla molto dello psicologo per il dopo, ma è importante anche l'aspetto della Sicuramente, prevenzione. sicuramente importantissimo l'aspetto della prevenzione, che è una prevenzione di natura psicologica e sociale, no? È modificare un pensiero che ci permette di tradurre la cura per se stessa, la cura delle relazioni su livelli completamente diversi. È chiaro che nelle situazioni fortemente conflittuali, nelle situazioni di coppia fortemente, diciamo, difficili, l'intervento dello psicologo è importantissimo e anche a tutela chiaramente di tutti i componenti della famiglia. In questo caso mi riferisco a quelle che vengono chiamate anche le fasce deboli, diciamo. Mi riferisco anche ai minori, no? Noi sappiamo quante situazioni di violenza assistita, terribile, poi condizioneranno la vita e le relazioni di quelli che oggi sono dei bambini. E chiaramente anche la tutela delle donne. La tutela della donna passa attraverso uno giusto modo di riflettere se stessa, di guardare se stessa e quindi di entrare in una relazione con l'altro, diciamo, dove si ha consapevolezza di sé. È chiaro che in questo oggi, grazie anche ai cambiamenti sociali, a un certo modo di pensare, dobbiamo tener conto anche della cura di chi poi mette in campo, diciamo, comportamenti violenti. Non possiamo più restare insensibili a questo tipo di tematica. Questo praticamente è una mappatura che è stata il prodotto finale del lavoro di un osservatorio che ho proposto all'Ordine degli Psicologi e loro hanno accolto come idea da realizzare. La mappatura nasce proprio da un lavoro che ho iniziato a fare con lo sportello antiviolenza, che è lo sportello Lilith che si trova sul territorio di San Sebastiano al Vesuvio.
lavorare con le donne vittime di violenza, collaborare, rendersi conto di cosa significa questa realtà, mi ha portato a capire le difficoltà di lavorare in questo settore e quindi la necessità di mettere, cioè di dare proprio un prodotto che potesse mettere, favorire, mettere in rete tutti i centri presenti sul territorio e anche dare un riferimento a tutte quelle nuove associazioni, cooperative che vogliono ecco, attivare degli sportelli, perché è fondamentale che non si crei, no, questo fenomeno in questo momento di emergenza, un'improvvisazione eccessiva che poi possa, piuttosto che promuovere un ottimo lavoro per le donne, diventare poi una difficoltà, un ulteriore danno per le donne. Quali sono le criticità maggiori che hai notato a livello di centri antiviolenza? La criticità principale è ovviamente il fatto che molti sono basati sul lavoro di volontariato e quindi comunque questo non sempre permette di dare stabilità alla struttura, perché ovviamente i volontari si spende tempo per la formazione, perché ovviamente non si può avvicinarsi a questo lavoro senza una formazione, senza un affiancamento nella prima accoglienza, e quindi se vengono a mancare volontari vengono a mancare parte del lavoro che poi richiede nuovamente una formazione, reclutare altre persone e soprattutto anche organizzare eventi di sensibilizzazione affinché si parli in modo corretto della violenza sulle donne. Ancora ad oggi passano informazioni sbagliate, quindi è necessario invece sensibilizzare per far rendersi conto che è una problematica sociale, quindi che coinvolge tutti. Non viverla in prima persona non vuol dire non essere, cioè potersi disimpegnare. È il momento di prendere coscienza e già abbiamo preso coscienza, infatti abbiamo preso, come dire, visione del fatto che la Campania ha questo triste primato, però oggi celebriamo appunto una giornata in cui lo psicologo si fa portavoce di questa situazione e dove c'è un invito a denunciare, cosa che magari in passato forse c'era sempre stato e non c'era la denuncia. Quindi nel momento in cui c'è la denuncia siamo, come dire, pronti poi ad intervenire, perché infatti è un'emergenza sociale e quindi noi come psicologi ci siamo. Cosa frena le donne dal denunciare dal punto di vista psicologico? Allora, la denuncia spesso dipende anche dal fatto che magari anche la violenza può essere un linguaggio familiare, no? Magari ci sono delle donne che anche in passato da parte dei genitori sono stati fatti atti di violenza, quindi magari avere un uomo violento è sinonimo di volerti bene, cioè l'uomo ti fa male perché ti vuole bene, magari come è successo in passato con i genitori.